Carissime amiche e carissimi amici dal bel paesello di San Piceto, un caloroso saluto ovunque voi siate. Un paesello di San Piceto oggi molto ma molto sciroccato. Infatti, dopo una giornata abbastanza calda, con un vento di scirocco, ora si è messo a piovere. E come dicono gli antichi proverbi, che non sbagliano mai, qua il mio ospite, che ora presenterò, mi darà sicuramente ragione, il proverbio dice: non c'è femmina senza spacca, come non c'è scirocco senza acqua. Ed infatti L'acqua ci vuole, l'acqua e ci figura vuole. già che vi siete bagnati. Certo, sono i proverbi antichi, non erano Proverbi antichi. dei che si tramandano di generazione in generazione. Ora, visto che ha parlato, vi presento il L'attivato. nostro ospite. Tutti vi aspettavate Santino Micale, ma non hai baffi, hai capelli più lunghi, non è Santino Non ho Micale, la barba. è Piero Basile. Buonasera. In versione opinionista, va Antimago, bene, fallo, antimago, dice la sua opinione, e antimago. con una nuova rubrica di antimago, in quanto abbiamo anche il nostro mago di Az, Rosario Pantò, Buonasera a che non tutti. ne zecca una, già, anzi, il sabato le schedine vengono strappate, quindi per ora in Bastano fase i primi due calante. risultati che... Il primo, sbaglia il primo delle sabato alle 18 e già le schedine vanno a farsi benedire. E oggi abbiamo Piero Basile, purtroppo interista, parlerà anche della sua odiata Inter, e poi farà. È un complimento, l'ha detto da uno juventino, dire odiata Inter è un complimento. Certo. Lo accetto con L'Inter molto rispetto. indonesiana. E quindi Piero farà i contropronostici. Vediamo chi la spunterà. Poi, se qualcun altro vuole fare l'antimago o il supermago, noi lo ospitiamo. Certo. Qua lo spazio c'è, non trasmettiamo più da Sant'Antonio, ma da una località amena e segreta. E lo Non si può spazio dire. c'è, non si può dire, no, segreta. È amena, ma segreta. Perché nessuno sa che zona è. No, niente, top secret, top secret. Questa è l'unica zona di San Perliceto che non si sa come si chiama. Guarda, la zona. No, quella è un po' più sopra, Non quella è è un zona. po' più là, Però quella è un po' più qua. siamo Qua vicini non sapete in che zona siamo. a una zona, che ha una via che ha un bel nome. La traversa Yeah, è un bel nome, very well. non si può dire, ma è veramente una traversa, un bel nome, una delle più belle Una vie di bella Santa. traversa. Bella zona. Va bene, dopo scirocco, spacca e acqua, traverse, iniziamo a parlare come ogni lunedì di sport. Come avete visto, salutiamo Santino Micale anzitutto, No, salutiamo Annino che ci ha che ha fatto un fatto. grandissimo favore. E allora ringraziamo Annino che si è portato a Sant'Elino e se l'è portato a Luino. Almeno per un mese stiamo qua un pochettino nel tranquillino. Abbiamo fatto anche la poesia con la rima baciata dell'ingegnere. Ingegnere, oggi lo Va bene. deve tenere in mano il microfono. Sì, lo tengo. E il gelato, il microfono, come ti piace meglio, lo Vediamo. chiami e lo tieni. Sì. Santino Micale si era abituato a tenerlo in Sì, mano, ma ora c'era forse sempre tu, così. sì, magari ora ti devi abituare anche tu, No, no, no. no? Va bene. Io sono abituato ad altre cose. Va bene. Il nostro regista qua ci manda anche le nostre immagini in diretta, ci possiamo anche vedere sul monitor, Marco Micano, mentre volete vedere questo sfondo scenografico che opera dei fratelli Italiano, Alberto e Salvatore Italiano. Per ora è Che una però è l'unico scenografia. artista che c'è in famiglia. Alberto No, Italiano. Francesco, che l'avrebbe fatta alla perfezione. Non è stato Ora interpellato. speriamo che invece l'artista Italiano, italiano Alberto. ci faccia anche qualche bel Ah, intanto devo dire, disegnino, devo qualcosina. ringraziare Alberto che mi ha fatto un ottimo Ritratto. ritratto durante quest'estate. Durante San È un Perico capolavoro, Ottavo. io ce l'ho a casa, lo ringrazio ancora. È stato veramente un artista. Un artista del pennello. Della Della matita, matita. però Pennello. anche del pennello, giusto Salvatore? Il pennello non lo so, lì però ha dimostrato tutta la sua bravura perché il pennello poi c'è il tocco di pittura. Però l'ha fatto in L'ha diretta. Se fatto in diretta, sì. volete, anzi, ne approfittiamo. Se volete rivedere San Perico Talent, basta andare sul Ah, canale io questo Diceto volevo TV. dire, chi per caso vorrebbe contattare Alberto Italiano, basta contattare Diceto TV e bel fratello Salvatore vi farà avere. Oh, Bisogna tutte le dirette. pagare, è a pagamento. Cosa fa? Autoritratti a quanto ne Ritratti, foto, vale. ritratti, quadri.
Tra non molto vi faremo sapere Un pure quanto artista. vale Albert per farvi questi cavolavori. Invece il fratello più grande, Francesco, usa il pennello grande, pittore. Cinghiale. Cinghiale. I pennelli non si consumano mai. Va bene. Tutto a posto, Marco? L'italiano è a posto, va bene. Quindi ringraziamo anche il fratello italiano per la scenografia. Certo, se si vede che mancava il tocco di un ingegnere in quanto c'è una fessura, Ma che le l'ingegnere sciacche subito. ci vogliono sempre. E siamo sempre te chakra, Le stanno sciacche qua. siamo stati. Ma iniziamo con le sciacche, vediamo come Poi mia sorella in diretta, ciao, finiremo. da tua mamma, che non Salutiamo sapevo. subito a tuo nipote con questa Ah, notizia salutiamo bomba. Che Lorenzino, che è è lì. cominciato la scuola calcio, speriamo che diventi un campione come lo zio. E E che che tifi non per la abbia la Juve? stessa sfortuna dello zio che si è fatto subito male. E che tifi per la Speriamo Juve? che E che possa. tifi per la Juve? A casa mia, uraiatta, ti fa niente. Allora ora fa gnam gnam style. Cazzo Va bene, ha fatto la battuta. Poi, Dani, gnam gnam style è coreano. L'indonesiano, ma coreano dire? E c'entra dalla niente. regia arriva un consiglio. Va bene. Allargare gli occhi. Va bene. Guarda se c'ho allegria, oggi a furia di vendemmiare il mostro è arrivato là adesso. E mi pare che prima che si parli di calcio stasera, Iniziamo col ciclismo, iniziamo infatti. subito col Messina, No, col ciclismo iniziamo. va. Nibali! Nibali. Ma che fici Nibali? È arrivato quarto, sfortunato. Ora racconto. Ieri c'è stato il campionato mondiale di ciclismo in quelle differenze. E si sono concluse ieri, sono durato una settimana, ieri sono concluse con la... A posto, facete ridere, Gnam no? gnam style, ora si può stare a casa, si può stare chiuso. Ah, come fece fare, mo parlo? Allora, Vabbè. parliamo di Nibali. Nibali, cosa si... Allora, è il campione... Ah, boh, ci sono stati i campionati del mondo di ciclismo in quelle differenze. E sono durato una settimana in cui si sono svolte tutte le varie competizioni, sia juniores, elite e quelli professionisti, sia femminili e sia maschili. Ieri sono concluso con la prova suprema del mondiale, la prova in linea per corridori professionisti, fra i quali e si corre, vi ricordo, per nazionale. L'Italia, capitanata da Bettini come stereo tecnico, schierava una bella formazione in cui la punta, il diamante, il capitano unico era Vincenzo Nibali, in quanto il percorso si addiceva molto alle sue qualità. Un Nibali e un Nibali che hanno corso una gara sempre all'attacco, controllandola, mantendola sempre uomini in attacco. Peccato che però a 30 km dalla fine Nibali in una discesa è caduto. Sono caduto sia lui, sia Paolini, che si è dovuto ritirare, che era una pedina importante per il finale, sia Scarponi. Nibali ha un grande coraggio e nonostante varie ammaccature, in questa caduta ha perso un minuto. Si è rimesso in bicicletta, ha recuperato il minuto di svantaggio riportandosi con il gruppo e giocandosi la vittoria finale. Peccato che con lui sono andati in fuga due spagnoli e un portoghese. Gli spagnoli ovviamente hanno fatto gioco di squadra, uno attacca e l'altro difende, anche se con questo gioco di squadra sono tirato la zappone sui piedi, in quanto avevano il campionato del mondo. Lo zappone o lo zappetto? Tappone, perché Lo l'hanno zappetto. combinata grossa. Fra i due spagnoli ha vinto un portoghese. Nibali, ovviamente stremato alla fatica per rientrare in gruppo da quella caduta, non ne ha fatto neanche lo sprint per il terzo posto. Però, a detta da tutti gli esperti del settore, Nibali è stato veramente eroico, ha corso con il cuore e ha entusiasmato una gara che se no era praticamente morta. Io ho registrato da Rai Sport gli ultimi 10 km del campionato del mondo e quindi se qualcuno vuole rivederlo su YouTube basta che si collega sul sito TV e cerchi Vincenzo Nibali contro tutti i campionati del mondo. Beh, e a questo momento vorrei anche salutare l'italiano tutto a posto. Non è questo. Grazie.
arrivano immagini di servizio, c'è qualche interferenza purtroppo. Ma... anche il segnale è sciroccato questa sera. A tal proposito vorrei salutare Silvia Spadaro, suo marito Matteo e la figlioletta Francesca che sono visti a Firenze proprio in diretta la corsa del mondiale di ciclismo e poco fa Matteo mi ha telefonato e mi ha fatto molto piacere sentire la sua voce, anche se la mia se n'è andata. E quindi ora voglio ricambiare in diretta il saluto affettuoso sia a Matteo, a Silvia e a Francesco. Un saluto affettuoso da bel paesello Salutiamo anche di San noi. Finiceto. Vi aspettiamo la prossima estate. Ora per Nibale c'è il Giro di Lombardia e finisce questa stagione d'estate veramente esaltante. Nibale quasi sempre vittorioso e dove non è arrivato vittorioso ha dato spettacolo, piazzandosi nei primi posizioni. Ora parliamo di calcio. Di calcio io vi faccio vedere una bella stemma. Juve, oggi abbiamo Juve. Juve che ha vinto l'ennesimo derby. Derby pochino macchiato, un gol in dubbio fuori gioco di Tevez, ma c'era anche un calcio di rigore. Molto dubbio, Molto. però una Juve che ha dominato nel primo tempo è stato molto equilibrato con il Torino, devo ammettere. Nel secondo tempo invece è uscita la maggior classe della Juve e il Torino ha pensato solo a difendersi. Infatti le statistiche parlano di zero tiri in porta per il Torino. Buffon non si è sporcato nemmeno i guanti. Chi invece non ride questa settimana è l'Inter. Del mio amico Piero Basile, che è quel di Cagliari pareggia per 1-1. Mentre ritorna la vittoria la squadra del mago, il Milan, grazie al gol di Birsa, un albanese giusto, No, sloveno. sloveno, Grazie a Dio contro... in interbanese in squadra. Perché chiamano albanese? Fammi capire, che c'entra? Se c'era Igledare che gioca nella E Lazio, giocava. era un albanese, era bravo, era forte, quindi non bisogna fare questa discriminazione razziale. Vabbè, non vuoi dire, dai, alla fine, chiunque abbia Del segnato, resto nel come... Milan avete tutte le specie, peggio dell'Inter siete, quindi... Niente internazionale, noi... Oli lo vuole fare a fusione Inter Milan, tu l'hai saputo? Io lo stavo, non è possibile. Dopo 100 anni. E manco. Come manco? 105. Questa la possiamo mandare in diretta, Marco. Mi piace, la vuoi mandare in diretta quella foto? Altri risultati, continua a vincere la Roma di Mister Garcia, 5-0 contro il Bologna. La Roma sta facendo una partenza sprint, 6 vittorie consecutive, ha battuto tutti i record della sua storia. Il Napoli si è ripreso dal pareggio nel Sassuolo e ha vinto contro il Genoa 2-0. E poi sconfitta per l'Udinese in quella di Cagliari e di Bergamo contro l'Atalanta per 2-0. Altri risultati, il Catania ha ottenuto la sua prima vittoria in casa contro il Chievo. Passiamo al Messina. Passiamo, non c'è buio. Ma va bene. La classifica di Serie A, mentre ci arriva in diretta, che la Fiorentina vince 2-1 sul Parma. Un Parma che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 e ora la Fiorentina ha ribaltato il risultato completamente. 2-1 per la Fiorentina. Manca, penso poco, è terminata 10 minuti. Bene. A 10 minuti ancora 2 gol fa il Parma. Classifica che vede la Roma al comando con 18 punti. Napoli e Juventus 16, Inter 14. Fiorentina 10 ma deve giocare, Lazio, Verona 10, Verona un'ottima partenza, ha fatto pure. Livorno, Milan, Torino 8, Cagliari, Udinese 7, Atalanta 6, Parma 5, Genova, Catania, Chievo 4, Bologna 3, Sampdoria e Sassuolo 2. Bene, commento della Serie A. Oggi il mago è spento. Nessun Il mago commento. ci dovrebbe dire come ha fatto a sbagliare quei risultati che ha dato la settimana scorsa. Che già il sabato le schede si sale, si strappano. Risultati che ho dato. Col gol primo tempo del Milan, che questa volta è incredibile, non ha subito gol nei primi 45 Ma minuti. pure hai aggiornato pure combo se non sbaglio.
I combo ci stanno perché ho visto I che combo, non esiste mai nulla. non esiste mai nulla. Sì? Combo. Combo, quote alte raddoppiate, che danno doppie possibilità, se vengono prese, purtroppo, per ora Vengono io. prese. E vengono prese altre parti. Non le quote. Piero, sull'Inter, per ora sei contento? Per ora niente, pochi risultati. Te lo devi mettere In vicino, lo bocca. devi impugnare e metterlo vicino alla Ovvero. bocca. Come hai Ah, visto sì, poco dove? fa, la dalla dimostrazione. Ah, ah, ah. Marco ha messo la dimostrazione per farti Così si vedere sente, va bene. Niente, allora l'Inter, se non comincia a fare 3-4 gol a partita, no, non mi piace. come. Vabbè, E ma ancora. eravamo Vabbè, abituati a prendere 3-4 gol a partita. ma sempre questione di arbitri. L'Inter non è squadra che può subire gol. L'Inter è troppo Sì, forte. sono gli alberi che prendono la palla e mettono. Ho capito. C'è il Vabbè. fischietto da, contro l'Inter. Taranti Mago, quest'anno purtroppo gli alberi hanno un'altra divisa, quindi. Rossonera. No, bianconera. Però l'anno scorso quando il Milan è stato ammantaggiato con la Fiorentina, Dimentichiamo. no, dimentichiamo tutto. Dimentichiamo, no? Ora Purtroppo i c'è. milanisti non sono obiettivi. Ora manca il cascatore d'aria, Balotelli. E Un'altra giornata ce n'è. poi Salta la si Fiorentina. ricomincia E a poi ritorna. catenare. E poi ritorna. Ma in Serie B c'è Sì, stata la sconfitta del Trapani e anche quella del Reggina. Un Trapani che era partito in maniera ottima, che però ultimamente non sta più ottenendo risultati soddisfacenti. Parliamo della Lega Pro 2 del Messina. Un Messina che ha trovato una beffa atroce negli ultimi 9 secondi dell'incontro. Un Messina che, nonostante ancora il gioco non sia pomeggiante, ancora si vede sono un pochino imballate di preparazione i calciatori, non si esprimono agli ottimi livelli dell'anno scorso, però un Messina che era passato in vantaggio con il solito Giorgio Corona, con altro Eurogol. Corona non fa mai gol banali. Corona fa solo degli Eurogol. Dopo aver fatto un sombrero in pienaria un avversario ha tirato un tiro a formicotone che ha battuto il portiere. Che però il Messina subito ha subito il pareggio ad opera di Montella, non quello della Fiorentina, dell'ex Roma, ma un Montella che destino era proprio ha giocato in Serie A con il Messina ai tempi di Franz. Era un ragazzo della primavera, però ha fatto un paio di presenze in Serie A e ha trovato il pareggio 1-1. Passano 4 minuti e Paraghì del Messina fa un altro Eurogol con un tiro a girare un velo di Balotelli su per il gioco che ha fatto contro il Napoli. Messina vinceva 2-1 quando mancava 5 minuti al termine. L'arbitro da 4 minuti di recupero l'ultima azione, proprio l'ultima azione, e è andato. 93esimo e Sempre 33 gol. Montella, l'ex, ha girato il San Filippo con un altro gol in diagonale in cui la Comarsi non ci ha potuto fare niente. Ma il nostro super tifoso paesano era lì. Le bestemmie non si contano. Ma era lì. Sì, lui e Damiano. Io purtroppo per motivi di lavoro e per motivi che per avere il biglietto bisogna sempre andare a Messina a prendere il giorno prima, che non vedo sia una cosa anche economica, costa tempi che corrono, quindi e quando non risolvono il problema dei biglietti che si mettono anche in provincia in vendita, mi sembra che sarà molto Peggio e difficile. peggio. Già hanno abbassato il prezzo dei parcheggi da 3 € a 2 € e già è un primo passo, però bisogna anche incentivare i tifosi ad andare allo stadio, non privandoli della possibilità di acquistare un biglietto e anche in provincia per chi non abita a Messina. Però pazienza, spero di rifarmi fra 15 giorni. Ho giocato di nuovo in casa. Prossimo turno Aversa Normanna Messina. Quindi un Messina che ha pareggiato 2-2 in casa, una classifica ancora un pochino latita, con 6 punti siamo a metà classifica, ma dai, il campionato è lungo. Vi ricordo che le prime 9 classificate vanno nella Lega Pro Unica. Migliore in campo, tanto per cambiare, Giorgio Re Corona. Bene, scendiamo di categoria e passiamo al CND, dove il Città di Messina ha vinto fuori casa per 3-2 a Ragusa, l'Orlandina continua a vincere in casa per 2-0
3-2 contro il Torre Cuso, mentre pareggia fuori casa il 2 Torre per 2-2 quel di Noto. Passivo invece al comando il Stavoia con 15 punti, in una sorprendente Orlandina neopromossa, squadra di Cavo d'Orlando 13 punti. Il 2 Torre invece 4 punti, Città di Messina 7, Città di Messina che è molto indebolito rispetto Allo allo scorso anno. scorso anno. Scendiamo ancora di categorie e parliamo dell'eccellenza, dove Legia Virtus, il mio amico Benedetto Ortidullo, non va oltre il pareggio per 1-1 in quello di Mazara Sant'Andrea. Pareggio per 1-1 anche fra il Rometto e il Tiger Brolo. Classico invece per il comando del Tiger di Brolo con Legia Virtus a 8 punti. Scendiamo ancora di categorie per parlare della promozione, dove il Città di Milazzo è stato sconfitto per 2-1 fuori casa. Un Città di Milazzo che, se non risolve la questione dell'allenatore che cambia ogni settimana con lo squadrone che ha, può dire la sua. Mentre l'altra squadra di Milazzo, la Folgore, allenata dal mio grandissimo amico Salvatore Cambria, ha vinto per 3-1. Folgore che punta decisamente all'assalto in promozione. Beh, pareggio c'è stato anche fra Città di Oliveri e Benedico. Benedico, dove gioca un altro amico che è ritornato a giocare, Tino Iorio, che è grandissimo amico di Piero Cicceri. Conosce i calciatori del Messina, quindi Piero Cicceri se l'è fatto subito amico. E per chi lo vuole trovare, ha un negozio di abbigliamento alla Scala Torre Grotta, di vicino il supermercato Alice di Pavone. È un ragazzo veramente stampato che è la mano e si può acquistare. Poi se ne porta Pietro Cicceri siete al sicuro. Va bene, chiudiamo con lo sport del ciclismo, abbiamo parlato di Nibali Eroico, parliamo anche di Toni Cairoli, che c'è stato anche di motocross il campione, il Nazione si chiama, che è una competizione di motocross per nazione. E l'Italia era capitanata da Toni Cairoli più altri tre piloti. Toni Cairoli, tanto per non perdere la blu, ha vinto le sue due manche di MX1. Mentre per il basket, fase di preparazione ancora per il Barcellona e l'Orlandina, il campionato fra poco inizia. E chiudiamo la MotoGP, dove Valentino Rossi ha ottenuto un terzo posto, a dire il vero, se non c'era la caduta di Pedrosa, non so se poteva arrivare al terzo posto. Purtroppo l'Honda quest'anno è molto molto superiore alla Yamaha. Bene, e dopo aver parlato di sport, io ora mi riposo più la mia voce e faccio parlare il mago di Az, vale a dire Rosario Spantone. Grazie Giuseppe. Anche se stasera è molto spento, vediamo cosa, che pronostici ha fatto. Allora, prossimo turno di campionato, super sfida Inter-Roma X, quota 3,34. Bologna-Verona 1, quota 2,20. Catania-Genoa integrali 1X, 1, 2,17, X quota 3,30. Napoli-Livorno 1, quota 1,26. Sampdoria-Torino X, quota 3,20. Juve-Milan col gol, quota 1,75. Udinese Cagliari over a 2,5 quota 1,99. Ma scusa, poi parlando, questa è venuta nel Milan, segna Ricorelli e Balotelle No. contro la Juve. E chi segna? Come che segna? Potrebbe segnare l'ex madre. Bendamarsh! Quanto l'ha fatto madre? Zero. Magari si sbrocca un po' di soldi. Ai ai ai, Vabbè, Paolo Mago. sul 4-0 facciamo fare quello della bandiera per Phoenix. Ok, Va andiamo bene. all'altra schedina. Allora, quota minima 223,89, massima 340,48. Seconda 1 schedina. euro 648 euro, ah. 5 euro 2000 euro, Seconda schedina. 5 euro a settimana a fine campionato, 1500 euro di lavoro contro di là. Poi Darà risposta in mano. Comparerà di nuovo i pasticcini qua di fronte a noi, vediamo. Inter-Roma 2, quota 3,15. Parma-Sassuolo 1, scusate, quota 1,62. Bologna-Verona X, quota 3,30. Catania-Genoa 1, quota 2,17. Napoli-Livorno 1, quota 1,26. Udinese-Cagliari integrale 1X, 1, quota 1,90, X, quota 3,45.
Juve Milan 1, quota 1,64, per un totale minimo di 143,47 e massimo 260,51. Pareggiato il Parma, se qualcuno Dico, questa qua dopo vuole. Inter Milan, queste due, Inter Roma, si possono strappare perché l'Inter vincerà con 2-3 gol di scarto. Poi sto Catania, col tempo che c'è per ora, domenica viene sospesa. Ci fai mettere risultati sballati completamente. Viene Senza sospesa la Balotelli, senza Balotelli che fa il lancio dal trampolino. Come segno Milan, gol gol. Se devi fare il mago, lo devi fare con criteri. Non può segnare nessuno. No. La partita di Coppa Campione contro il Celtic. Dovevamo perdere o Non pareggiare. c'erano gli Ci è arbitri, andata non bene. c'erano gli arbitri italiani. Ci è andata bene. Un tiro di Zapata che doveva andare fuori e è andata dentro. Juventus Milan, o finisce 0-0, o finisce 1-0 per la Juve. Perché la partita si giocherà tutta a centrocampo con l'arbitro che fischia appena si avvicina all'area di rigore. No, pure che fischia appena un Piero giocatore. lo deve tenere in mano il Oppure che microfono. fischiano appena un giocatore della Juve cade per terra. No, lo Lo sai. fanno pure per Già voi. il paro del tuo Facebook Lo fanno cliccato, lo pure sai, mentre stava per voi. Luca, dai. Dai. Hai visto, però non ha avuto un rigore. Però sta stato lo stesso. Ah, sta di adesso. Sant'Antonio Torino che gli hai messo? X. Torino ha perso in casa la settimana, questa settimana statisticamente dovrebbe vincere. Va a vincere Salvatore, contro la ma Sant'Anna. Salvatore ne può perdere tutto. Secondo Ma me, se perde la prossima, Delio Rossi, alle valigie può. vabbè, questo è un altro paio di mani. Già è saltato Liverani ed è tornato Gasperini, quindi primo allenatore a Genova Savoldi. Non è che è passato pure secondo. Continuando così. E Allegri salta. Se continua così rischia anche lui. E allora non è Ma la colpa gol gol. non è sua, chiaramente. Ma allora non è gol gol. E se saltelle? Segna Balotelli. Sogni che segna Balotelli. Piero, altre controindicazioni su questo? Controindicazioni. Allora, il Catania secondo me non è da giocare perché domenica sarà sospesa per campo Diluvio. praticabile. Inter Milan, almeno l'Inter è una partita da over. Inter-Roma. Inter-Roma, sì, A Roma ne scusa. può vincere Inter tutte, Milano, Inter Roma è una partita da over. Queste sono due squadre che quando giocano fanno sempre più di 4 gol. Perciò, poi. Italiano, prendiamo l'appunto del contromago, Perciò, dell'antimago. Inter Roma, over. Sampdoria Torino, 2. Catania, partita sospesa, non è da giocare. Il Bologna, è una partita che può finire in parità. E l'ultima, Juve Milan, queste Manca anche la managliate di struttura. 0-0, c'è un X. Scrive come un dottore Piero Basile, quindi deve interpretare anche No, la non stessa vedo più. struttura. Ah. Non vedo, non vedo. Potete mettere gli occhiali adesso. No, è questione di altre cose. Ah. Lo sai com'è? Il mio è un Dopo un secchia suggerimento. oggi, il mago dopo un Oggi il secchia. mago mi punzecchia. Dopo un Il secchia. mio è un suggerimento. Sì, ma io ho dimenticato di aprire gli occhiali. Ah, allora. Se no. Pazienza. Va bene. Vabbè, vi ricordo che ora sia i risultati del mago che dell'antimago li potete trovare nella nostra pagina di Facebook, Niceto TV Web. Noi stasera per impegni di lavoro del nostro conduttore Giuseppe Ruggeri chiudiamo. No, acqua, la piena, qualcosina, vuoi dirla? Hai in programma qualcosina per quest'inverno? Per quest'inverno vediamo. Vediamo, ma qualcosina ci potrebbe essere. Bolla in pentola qualcosa. Molti Sì, ma in pentola bolle sempre qualcosa. fanno non restiamo. No, 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 no. Questo è Almeno una importante. picchia da pasta e fagiola facevo. E questo è importante. Qualche anticipazione? No, ancora non lo so, ci dobbiamo pensare. Ah, vabbè, però bolla in pentola. Manca tutto l'autunno. Vabbè, ma già potremmo L'inverno iniziare. comincia il 21 dicembre. Ma già l'autunno è iniziato il 21 settembre. E vabbè, ancora ci sono altri 2 mesi. Aspettiamo. Aspettiamo, Sarà insomma. a sorpresa. A sorpresa. No, a sorpresa no, lo faremo sapere una settimana prima. Ma con il famoso libro continuerai dell'autore innominabile. Adelandia. Adelante. Adelante. Ma abbiamo detto il titolo. No, va bene, sì.
Continueremo. 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 Se volete, poi io faccio l'opinionista in diretta perché so di quello. Porteremo qui nello L'autore. studio l'autore senza farlo vedere. A occhio come dice, non è vero, non è Decappucciato. vero. Decappucceremo. No, non lo incappucceremo, attaccheremo direttamente dal muro, Ma dietro guarda, alla telecamera. bisogna. Siccome lui darà il suo commento, io dovrò dire il mio, in quanto. Ha voglia poi che dice, Non dice, no, sarà non è vero, è tutto tuo inventato. annunzio, Guarda. magari modererete l'incontro, però lui dirà una cosa, io dovrò Noi ribattere. leggeremo passi di quel libro e lui dirà non è vero, non è Ma io dirò, vero. ci sono. C'ho le E faremo nome, cognomi, prove. vie, Indirizzo. controvie, numeri di abitazione per dire dove è avvenuto il fatto. Notizie da far tremare i polsi, le vene nei polsi, come dice il grande Piccione. Notizie da far tremare le vene dei polsi. Scoop, scoop, scoop. Cucù. Vabbè, saremo in attesa Ah, qua. Se c'è il libro qualcuno, continuerà a essere letto. che ci segue e è interessato a partecipare alla trasmissione con noi, come ospite, siamo disponibili. Vuole fare una trasmissione tutta per conto suo? Disponibile. Dicevo, TV web è aperta a tutto e a tutti. Chi vuole, basta chiedere e mi sarà aperto. Chi vuole fare una trasmissione la può fare, viene qua Senza problemi. e senza scoop e senza niente. Noi Metteremo tutto su Facebook. italiano graficista. Italiano fa una fotografia e ci ha lasciato immobile, a posto non abbiamo parlato. Dito così. Quindi voglio dire, qualcuno vuole cantare, vuole suonare, vuole ballare. Noi Vuole siamo cabarettare. siamo Ma facciamo di aperti tutto. di tutto e di più, tranne cose che non sono consentite per orari e che per YouTube poi magari si censura, quindi tutto il resto Per quello c'è siamo. YouPorn. Ma purtroppo non siamo iscritti là. Però Là non siamo iscritti. il resto siamo liberi, liberissimi ad ogni vostra richiesta. Ricordo inoltre che sul nostro canale Niceto TV su YouTube potrete rivedere tutti i vari video religiosi, di rubriche sportive, di altri argomenti, tutto ciò che volete su Niceto TV su YouTube lo trovate. Se poi vi iscrivete sul nostro canale, ci fate anche una cortesia, e poi le tre famose parole le faccio dire a Piero, perché su YouTube trovate pure come Donato. Donate, donate, specialmente ora che dobbiamo pagare, pagare, pagare. Di più, di più, di più. Abbiamo comprato quattro corna lì che non capisco che sono. Uno ce l'ha in mano. Ah, queste, va bene, Questo lì abbiamo serve, comprato i manda il microfoni. segnale là. Abbiamo comprato i microfoni perché non si sentiva niente. Perciò abbiamo speso. Abbiamo speso. No, Non hanno vogliamo, speso. però dobbiamo ringraziare chi ci ha. Ringraziamo sempre chi ha donato. Marco Bongiovanni dalla Germania, Antonio Giorgianni da Edimburgo, l'avvocato, l'azienda agricola vinicola Ruggeri Giuseppe Contrada Manducina, poi c'è stato qualcun altro, Salvatore. Pio. E la nostra fans numero uno, Angela, ringraziamo pure anche lei, ha Angie. contribuito. E qualcun altro che ci dimentichiamo? Vabbè, magari. Però Vabbè, ci ringraziamo pure. sono anche persone che hanno detto che ci volevano dare contributi e poi noi un pochettino per coso. Un pochettino per, diciamo, strafottenza pure mia, alla Vabbè, fine. per ora è iniziata la stagione Ora nuova. è ricominciata la nuova stagione e giustamente ci serve qualche lira in più, qualche Perché euro in più. le ricariche le dobbiamo fare ogni mese per Certo. trasmettere il segnale in diretta. Poi, avendo a disposizione qualcosa, ci possiamo migliorare. Già abbiamo migliorato con la telecamera in HD i microfoni, potremmo migliorare con la scenografia, però logicamente finora siamo andati avanti autotassandoci e se arriva qualche contributo, noi lo accettiamo ben Sempre, volentieri. ben Ricordo, volentieri. sulla pagina YouTube di Niceto TV c'è come donare.
andate in informazioni, cliccate informazioni, dice per donare. Con tramite PayPal potete donare quello che volete, 10 euro, 20 euro, 30 euro, 40, 50, Vabbè, 100, quanto 1000 euro, pure 5 euro. Il gesto è quello volete? che Ah, c'è conta. Bastianino che mi ha dato i soldi, mi doveva dare gli altri. Ringraziamo Bastianino. Non bando, che lui ci segue davvero, come mi ha Sì, detto che ci ci segue sempre. segue spesso e volentieri. Bene, l'appello, donate, 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 l'abbiamo fatto. A banca. Ringraziamo il nostro regista per Per i suggerimenti, i suggerimenti, perché noi qua ormai siamo Siri Rai, abbiamo anche il monitor con il essi due bestie gobbo. comuni. Con il gobbo abbiamo, che ci manda in diretta i vari suggerimenti. Va bene. Il lavoro mi chiama, anche se c'è tempesta, e diamo la parola per i saluti al Mago Diaz. Cambio di foglio. Ma il foglio è sempre quello, eh. Vabbè, ma qua c'era schedine ora. Ah, Ma allora. che c'è? No, autogol. Calcetto, residui del calcetto. Ma Vai, qua c'è Mago! risultato il calcetto. Posto? Vai! No, no, ce l'ho già, ti ringrazio, a posto. Io di una volta, ma solo due, io manco, solo due. Allora, inizio sempre con la mia famiglia. Un saluto a tutto il ristorante, un saluto a Ciccio Maragano. Quale ristorante? Ogni volta mi fai dire questa cosa. Quale ristorante? Ristorante della Focchetta, ristorante della Macena, quale? Ristorante Pizzeria La Fontaine, dove faccio il cameriere. Piazza Oh, Sarocco a San San Pellicelo, di Pellicelo. Farere il Santo, di Giuseppe Caterina, la signora Amice e di Ciccino. Tutto la salutare. Ah, Eppure Carlos. eppure al marito di Caterina Giuseppe Totoro, a Cadia la moglie di Giuseppe Fareri e tre bambini. E due bambini di Giuseppe Totoro. Ah, allora, ogni volta, avanti. A destra, stasera non ci sono. Adesso, stasera, ogni volta sbaglio questo. Va No, bene, no. andiamo avanti. Poi, Ciccio Maragano e Hello fratelli. Ciccio, Forza Lazio! Allora, Allo? Anna Famà. Allo? Salvatore Pollicino. Ciao Salvatore de Brescia! L'avvocato Antonio Giorgianni. Hello? Francesco Antonio Puleo. Russo? Francesco Puleo? Dido. Ah, Dido! Areguard! Luca Giorgianni. Areguard! Luca siciliano. Marco Anastasi e Oh famiglia. figliozzo! Guardiamo figliozzo Marco, Teresa, Matteo, i cognati Carmelina e Rosario, mamma e papà di Rosario e di Carmelina. Ti saluta tutti. Poi il fratello del nostro regista Virgilio. Suo Virgilio, sua moglie Stefania e sua E sua figlia, figlia pure. salutiamo a tutti. Poi Sì, economico ti saluto. Salvatore, Michele e Anna Rita. Nino e Santino. Ma no, non fai prima a dire uno, saluti. Rosario e Maria Elena. Ciao Rosario, bel video, tu azzecca, hai visto un video? Bello! Il maestro Bruno. Grande maestro Bruno, vi ricordo che per il maestro Bruno di Bruno, nome o Bruno di cognome? non di cognome. Ah, questa. Vi ricordo parlando del maestro Bruno che potete vedere sul nostro canale Thursday Live Show, il grande show che c'è stato giovedì scorso, non questo, 15 giorni fa con Piero Basile, io, Santino Micali, Nino Micali e Franco Bruno. Risate a go-go, con le lacrime. Basta andare su Liceto TV. TV. Come E per finire Lucia. Sì. cadiu? telefonini. Prendiamo. Fece il nome e cadete Che cade se le dimenticassi di guacciare foglie. For Arrows. Vabbè. Gli amici di parte. For? Arrows. Che vuole dire? Quattro frecce in inglese. Piero, ora a te il microfono. Occhio che bestemmie. Ah, quello era per me un consiglio dalla regia. Oh, io saluto! Veramente! Non taro più, va bene, davanti Piero. Io saluto a mia sorella, a mio nipote Lorenzo, a mio cognato, ai miei cugini dell'Aquila, a tutti i miei amici dell'Aquila, assieme a tutti i miei amici di Facebook, che sono quasi quanto quelli di Giuseppe Ruggero. Allora, le donne formose le salutiamo pure. Donne formose, Quelle, sei a me, sei a me. sempre, e poi ricordatevi che abbiamo fatto un'altra pagina, io e Nino Micali, Uomini Formosi 2,
Piero Basile e Nino Mica. Però voce avvise chi è che clicca mi piace. Facciamo pubblicità, Piero. Ridillo, come si chiama? Vogliamo Uomini Formosi 2. Piero Basile, Nino Mica. Allora, da stasera cercate su Facebook Uomini Formosi 2. Piero Basile e Nino Mica. E cosa, che foto ci sono in questi uomini formosi? Le tue e di Nino? Certo. Ok. Va bene. Allora preferisco le donne formose, 1 e 2. Quelle per le donne, non è per te. Adesso cominciare a preoccupare se comincia a A posto, ho cliccare detto, uomini. a posto, ho detto, le preferisco le donne formose 2 e 1. A posto, ho detto, ha finito. Abbiamo finito. Basta. Basta. Va bene. Ora saluto, io oggi ho un pochino di tempo e salutiamo. Quindi saluto la fans numero 1 di Niceto TV, Angela, da Rometta, che ci segue in ogni istante. La ringraziamo anche per i suoi commenti sempre positivi che ci fanno le nostre trasmissioni. Saluto anche la mia amica Adina e la ringrazio perché è sempre gentilissima ogni giorno che passa. Un saluto affettuoso. Saluto anche l'altra mia amica Antonella Ordile di Vicenza, un'amica che ho riscoperto in quest'estate, è stato veramente un gran piacere riscoprirla. Ma dove? Spero. Come si chiama? Antonella Ordile, abita per ora a Vicenza. Spero presto di averla in diretta, Ospite se qua. no. Ospite magari no, però ospite via Skype, se il nostro grande regista riusciamo a combinare qualche collegamento via Skype, la facciamo intervenire qualche sera in diretta. Non scordare questo notario. Atto solo. Vabbè. Saluto mia sorella, fidanzato Francesco, tutta la famiglia femmina di Cittanova. Poi devo saluto anche i miei cugini della Calabria, Pietro e Domenico di Giovanni, specialmente Pietro, che ci segue sempre il nostro canale Niceto TV. Per il momento va bene così. Se mi sono gli altri, le ha salutato Rosario, il figliozzo Marco, quindi lo risalutiamo di nuovo. E anche per questa sera andiamo a concludere questa trasmissione. Ringrazio come sempre il grande, mitico regista Marco Micale, il mago del computer, il tuttofare assistente Produttore. Salvatore, il produttore un po' e tuttofare della Niceto TV, Salvatore Italiana, anima e cuore, il mago di Az, Rosario Fantò, Spero di distruggerlo. l'antimago Piero Basile, Il grande conduttore Giuseppe Ruggeri. grazie Rosario, grazie Piero, grazie a tutti e Allora, una chiudiamo. buonanotte, ci vediamo lunedì prossimo. Baci, bacini, bacione e bacetto, tutti che usate. Buonanotte, sogni d'oro.